Salve a tutti amici e ben trovati, io sono Smitter ed eccoci qui per un nuovo episodio di Immortal Phoenix Rising. Siete qui con la cara Phoenix pronta a fare guerra a Tifone. Nello scorso episodio abbiamo aiutato questo povero uccello perché abbiamo esplorato la zona dell'isola di Hera e se, come no qui siamo, abbiamo tanto scoperto, ma ora quell'uccello può aiutarci tanto, come facendoci trovare la sala segreta di Dedalo che si trova qui nell'isola, dove potremmo trovare tanti elettro, tanti soldi per Hermes, un altro seme del Tartaro che darebbe più potere alla nostra cara uccello, a Fosforo, anche se secondo me lui Fosforo lo odia e presto cambia nome. Comunque, dobbiamo andare da quell'altra parte. Io non so se andare direttamente qui nell'isola di Ares o tagliare e andare all'isola di Efesto, però direi che è meglio forse tagliare tutto il Tartaro. Rischiamo tantissimo che il Tartaro è pieno di nemici, ma dobbiamo farlo, ragazzi. Esplorare già l'istoria di Efesto, un posto paralittico dove sopravvivere sono più forte o non so. La statua del maestro Fucina torreggiava su una terra brulla, piena di polvere e detriti. Cosa nascondeva sotto il suo sguardo benevolo? Vabbè, nascondiamo insieme. Un po' che abbiamo qui l'inventario. Ah, no, ecco, qui abbiamo un nuovo nemico, Fosforo. Ma sono anche altri animali mitologici. Chissà, chissà ragazzi, sono davvero curioso. Direi che abbiamo le ali, va bene. Cioè, sì, abbiamo le ali, va bene. Direi possiamo andare avanti, subito all'isola del Festo. Quindi, bando alle ciance, che viaggio per inizio. Let's go. Allora, il viaggio sarà lunghissimo. Devo passare quella parte lì. Direi di fare un giro un po' circumnavigare l'isola del Tarto. Anche se non sarà facile, già noi. Guarda che bello là, il Fenix che viene con Fosforo che viene con noi, è meravigliosa cosa, ragazzi, è davvero meravigliosa. Perfetto, dove sei? Ok, porto del Tartaro, lo so. Ma non mi lasciare tutto lì. Lì c'è poi qualcos'altro. Io quando c'è il. Perché sbaglio? In share. Allora, scusi, la mappa. Qua che c'è? Ah, qua l'isola del Doro è splendida, ma la macchina di Tifone, come può un modo tanto rotto dall'oscurità riuscire ad andare avanti? La città dell'oscurità funziona sempre, Zeus. Questo è lui, il Z di Zeus. Ma io qui penso dovrei. C'è missione finale per essere quella dove vado a sfidare a Tifone, giusto? Ho sbagliato, va bene, andiamo ad arrampicarci. Fortuna resisti, che abbiamo anche pochi funghi. Resistenza un po' varia, non è tanta. Diciamo lunga. Ma che bello, ragazzi. Quindi, questo tipo mi ricorda molto il cattivo, il primo cattivo che fece la Disney. Quello che era il nere che usciva dalla montagna. Che c'è anche in fantasia, se ricordo male. Questo gioco forse prenderà spunto da molte, moltissime cose. Un po' Zelda, un po' Assassin's Creed. Un po' mitologia greca, un po' tutto, va. Lì c'è qualcosa, quel ponte. Ora finisce. Eccolo. Poi direi di pensare di andare avanti, che c'è tanto da viaggiare. E qui il Tartaro è più nemici, penso potentissimo. Ho visto anche la barra di vita molto più grande rispetto ad altri. Quindi meglio non andiamo avanti. Tu questo subito qua recupera. Perfetto. Ma visto che il viaggio è lungo, direi che ci stiamo qui e ci andiamo dopo. Arriviamo a un punto buono. Quindi a dopo. Pensate qui a tre le feste, siamo qui degli animali, dei cavalli in pratica, però non so cosa dobbiamo fare per. Diceva lui di farci da amici, ma come ci facciamo amici? Qui c'è anche una statua. Qui c'è qualcosa forse, attenzione, qui c'è meno grano. Però forse è un po' rischioso andare da quella parte. Non so che ne è male l'interesse Efesto, ma forse quando arriveremo sopra la. Efesto, prometto, ma quando arriveremo sopra la statua di Efesto, forse riusciremo a capire cosa intende qui di chi sta parlando. Perché anche se i cavalli non mi sembrano così maestoso, sono dei cavalli normali, non essere mitologici. Oddio, qua c'è tanto da scavalcare. Ai piedi della grande statua c'era una grossa incudine. Non era bella, ma grazie a essa molte meraviglie potevano prendere forma. Eh sì, però dico come andare là sopra, che bello. Abbiamo tanto a scavalcare, ragazzi, che è meraviglioso. Non c'è una via migliore per scavalcare lì, così qua.
Vabbè, non c'erano poi essere arrivati da sopra. Ed ecco lì le pinze di Efesto, che il dio immergeva tra le fiamme più roventi e le acque più gelide. Immergeva! Solo così poteva dare forma alle creazioni più mirabili. Cosa? Sai che tutti gli scherzi che attira, perché, hai capito, tutto il suo aspetto, perché lui, sì... Hai finito? Sì! Sì! Mi salta sulla testa, qui però non c'è Ambrosia. E come mai? Forse è lì, c'è l'incudine, c'è il Matteo lì, scusate. Finalmente, dopo una faticosa arrampicata, Phoenix raggiunse il martello di Efesto. Scusa, scusa, la smetto! Stai sapendo un maledetto, chissà cosa devi farlo. Qui non c'è neanche Ambrosia, strano che ci sia l'Ambrosia. Lo faccio ogni volta. Andiamo lì a esplorare, ragazzi. Dai. Ah, le terre della fucina. I tanti laboratori. I picchi svettanti. Stiamo facendo una visita guidata? Le antiche creazioni spazzate via dall'insaziabile fame di distruzione di Tifone. Oh! Là sotto c'era qualcuno vivo, attivo e a quanto pare felice. Di sicuro non è Efesto, allora quel codardo piagnucolone non ha mai sorriso un giorno in vita sua! Hai sentito almeno una parola della sua storia? Le cose sono cambiate. Ok, abbiamo bloccato qua, diciamo, l'isola e abbiamo vari posti. Vedo che non ci dicono, diciamo, dove andare per salvare Efesto. Ecco, davvero. Qua cosa c'è? Mostri icona, scusami. Ma ah, c'è la statua, solo questo. Non è la statua. Ho indagato sul rumore, ok, mi fa questo. Mentre qui c'è la missione per conto dell'Aquila. Va bene, ok. Quindi noi possiamo andare a capire chi è questa voce. Questa risatina, chi era? Qui abbiamo altre foto. Wow, meraviglioso, sì, complimenti. E vabbè, ragazzi, andiamo avanti con la storia. Vediamo un po' di chi è quella voce che sta qua sotto. Ora usiamo un po' la resistenza così da poter volare. Direi che la pista acuta non posso fare la vista acuta, così è intuito. Ah, qua c'è l'Ambrosia. Ok. Dammi. Oh, una vista acuta, cosa? Allora. No, dammi la vista acuta, che mi danno un po' di cotte. Dammi la vista acuta. Ok. Allora, no, come esce con le RT mostra? Che ripetta. E questo fallo anche prima lo fallo, mi sarà meglio. Allora lo facciamo ora e poi lo facciamo. Ah, abbiamo anche la. Qui c'è qualcosa.
Scrigno apparso, che poi avremo anche in teoria, il viaggio rapido ci volterebbe sulla testa della dea. Quindi va bene così. Monster, ok. Qua c'è qualcos'altro. Dove sta? Grande lira, che non è la moneta italiana, la lira. Lì c'è qualcosa. Dov'è? Mostro. Là c'è un mostro, non ci interessa. Ma che c'è? No. Ambrosia è apparsa, questo è interessante. Qua c'è la strada di Ares, fauce della guerra. Lì c'è cosa che non so cosa sia. Ha messo io qui questo. Tutto l'ho tolto. Qua c'è il dio. Non c'è nient'altro. Qua sopra altra ambrosia, interessante. Dov'è? Qua passa qualcosa. Ok, lì c'è poi la sala di Atena. Sfida momento rivelata. Non mi interessa questa. Va bene, direi che un po' tutto abbiamo scoperto. E dobbiamo andare qua sotto. Ci vediamo da me una volta che senti una luce automa. Che sono Galucci. Ecco, ma dov'è la mia? Ecco, questa qua dentro, sì. Ora magari metto un bel sorriso felice qui. Splendido! Che fai? Niente. Niente. Beh, qualcosa. Una cosa. Io sono Phoenix. Chi o cosa sei? Sta parlando con me. Va bene, ci eravamo preparati, niente panico. Chi o cosa siamo? Siamo quello che facciamo. Sto facendo arte, quindi sono ovviamente una sorta di artista. Tu stai apprezzando quell'arte, quindi sei un'estimatrice. Sono una guerriera, o meglio, la sorella di un guerriero. Sono quasi una guerriera. Comunque sono qui per fermare Tifone. In effetti non sembri avere una grande esperienza di arte, senza offesa, ma magari questo ti farà cambiare idea. Una scatola. Cosa? No, quella è del mio ultimo periodo. L'ho firmata comunque. Puoi tenerla, non serve ringraziarmi. Non capisco. Sei uno scultore. Ho scalato la tua statua. Sei Efesto, giusto? Che emozione conoscerti di persona. Dunque, quello no. Bene, va bene. Benissimo, ma ne ho altri. Dobbiamo trovare la tua essenza, così potremo sconfiggere Tifone. Sai dov'è? No? Confusione o estasi? Sei in estasi? È solo il mio viso. Come puoi fare arte in un momento del genere? Non sai che cosa sta succedendo? Credo si possa dire di no. Tifone! Tutti si sono trasformati in pietra. Gli dei hanno perso le loro essenze. Ci sono malefici mostri ovunque. È la fine del mondo. Davvero non ricordi nulla. A che serve il passato quando plasmi il futuro? Sarebbe più facile plasmare il futuro con le mani. Te le ha portate via Tifone, immagino. Te le ha strappate dalle braccia? Ti ha torturato? Qualcosa del genere? Devi darti una calmata con questo tifone. Supera questa storia. E no, le mie mani si erano stufate di fare arte e se ne sono andate.
Mi piacerebbe dire che è stata una liberazione, ma un artista senza mani è come un'estimatrice ossessionata da tifone. Inutile. Non possono essere lontano. E chi lo sa? Magari se le recupero ti rinfrescheranno la memoria. Mi applaudirai al mio ritorno. Potrei scolpire un albero con i suoi amichetti. Gli alberi hanno amici. Bene, mi ha contato Efesto, o quel che rimane, sembra davvero poco. Da un automa, che qui vediamo che molestate sono anche sofferenti, paurose. Forse esprime anche un po' la sua rabbia, la sua paura in quel momento, si è perso con il tifone, ha perso tutti. Comunque, ora cerca delle mani per il nostro caro amico. Non so se sarà facile. Spero che quelli ci dicano dove sono le mani, giusto? 800 metri. Che a lui è personale che le mani sono stufa di fare altro, cioè perché prima quelle mani servivano a plasmare armi, era un grande fabbro e fece uno dei migliori. Si diceva anche che la sua fucina fosse dentro l'Etna, il vulcano che si trova in Sicilia, il vulcano attivo più alto d'Europa, Quindi, in effetti in Sicilia ci sono anche molti miti, in effetti anche, esempio, anche la storia di Sera Ciclope, e sta anche provata che i ciclopi potrebbero esistere, almeno è successo qualcosa, tocca dei greci, che esistesse i ciclopi. Infatti in Sicilia si trovate degli elefanti, nelle ossa degli elefanti mini, elefanti molto piccoli, che in effetti a un primo sguardo può sembrare anche degli esseri con un solo occhio, che l'elefante ha qui un grande buco per la proboscide e poi degli occhietti piccoli ai lati, che forse i greci pensavano fossero magari dei ciclopi, chi lo sa. Insomma, a volte il mito e le leggende sono nati da fatti veri. Oddio, qua c'è un leone che ci può ammazzare. Sì, un leone. Salve, io sono solo un ospite, non si preoccupi di me. Direi che è super meglio andare su a cercare le mani del povero Efesto, ma che portato in sé e poi ci molto utile. Se lui forge le armi, ma che potrà rinforzare le nostre armi o cracciare nuove, chi lo sa. Siamo anche vicini, a 300 metri. Vola. Fenix mia. Qui è tutto scuro. Mamma mia. Allora, se noi ci vediamo dopo questo momento, diciamo, didattico, e dopo che abbiamo trovato le mani di Efesto. Oddio, quindi a dopo.
Ragazzi, qui ci abbiamo fatto finalmente, ho scritto tutti i nemici, era difficile salire. Quando ho perso un po' di vita. Poi anche la nostra cara amica Fosforo che ci aiuta, il nostro caro amico. E qui penso di aver tolto le mani di utile. Ok, mano destra ottenuta, va bene. Non c'è la mano sinistra. Certo, spostarci in questa zona che penso che siamo nella zona, il menu. Ho messo dentro nella zona di... No, sembra zona di festo, a quanto pare. Poi comunque, cioè, il tasto option di start ci porta il menu del gioco, ok? Anzi, dell'Ubisoft. Tasto centro, idem. Cioè, perché due tasti allo stesso modo? Ma il tasto centro c'è per la mappa, era molto utile, penso, eh? Così è intuito mio, eh? Però, ok, mi andare da quella parte. Ok, pronto a scalare, ragazza. Dai. Ce la possiamo fare. Siamo di questa missione, ci sono solamente tanti nemici, tante arpie. Spero sono arpie che sono quelle più facili per me da battere. Perché si è finito così? Oddio. Sarà qualcosa da fare. Quello che non sto vedendo. Guarda quante strade di Efesto Automa che sono davvero strane, Molto strane. Non abbiamo altro da fare, che bello. In mezzo alle macerie lasciate dall'assalto di Tifone accanto all'ingresso, Phoenix notò quella che sembrava la mano di un automa. Accanto all'ingresso, Phoenix notò quella che sembrava la mano di un automa. Cosa città accende i mostri, mi sono fatta due volte perché passando per quei fili strani, luci diciamo, toglie molta vita, molta vita. Solo appena questa mano di festa. Presa! Ok, allora sono dentro andare al festo, magari con un viaggio rapido, possiamo anche fare questo. Proviamo un po' questo viaggio rapido. Vediamo un po' che lui sta qui. Dove sta? Qui c'è la missione. Ambrosia. No, dove sta il festo? È qui. Ah, ok, siamo intero, mi piace nascondi, no? Viaggio là, perfetto, proviamo subito. Vediamo anche quanto può essere veloce, visto che il gioco, devo dire che caricamente è davvero molto veloce.
Si sa che è un gioco next gen che segue via la PlayStation 5 e Xbox One X, e quindi grazie anche l'SSD carica velocemente. Ma questo pure va veloce, che anche se è solo per gioco. Comunque andiamo giù. Il nostro caro è presto. Dai. Ora abbiamo entrambe le sue mani, potremmo dargliele così lui magari ritorna un po' in sé. Comunque ho visto molte di sue statue, richiama un po' come se fosse ha bisogno di aiuto, guardate qui come va, cerca di aiutarsi, anche se qui ho molta paura. Però dai, andiamo da Efesto, ce la possiamo fare. Lo sta. Ok. Conosci il detto? Colore somiglia a dolore. Ok. Automa smemorato? Sono un artista. È quello che ho detto. Guarda, ho trovato le tue mani. Che solerzia, estimatrice ossessionata da tifone. Sei piena di sorprese. Sta fermo mentre provo a... No! Che cos'era? Non lo so. Non ricordi ancora nulla, eh? No, beh, forse qualcosa. Lavoravo lì. Una perla in acque agitate. Accesi i fuochi della fucina. Convinto una giovane saggia creatura. Un pizzico di astuzia. Accesi i fuochi della fucina. Accesi i fuochi della fucina. La tua fucina fa parte della profezia. Deve essere la risposta. Devi ricordare la fucina, quella cosa brillante e benedetta che è appena uscita dalle tue mani. Tu sei un dio. Adulatrice, anche tu sei fantastica. No, un vero dio. A casa ho raccontato decine di storie su di te. Miti, leggende, dei, mostri, tutto. Tu sei Efesto, il dio della fucina. Ricordi? Ho sempre pensato che il mio nome fosse Jerry o... Non funziona. Per trovare la tua essenza dobbiamo farti tornare la memoria. Pensa, ti prego, come si attiva la fucina. Due prese d'aria in canale all'aria verso le quattro fornaci a carbone. Bisogna raffreddare un complesso di canali con acqua fredda tramite ruote idrauliche fino alla sommità. La combustione centrale è controllata attraverso due meccanismi nel cuore della fucina. Come fai a saperlo? Che cosa? Lascia perdere. Liberare le prese d'aria, accendere il fuoco, sbloccare le ruote idrauliche e poi qualcosa a proposito dei meccanismi. Resta qui e non far andare quelle mani da nessuna parte. Invece di dipingere sopra un vaso che contiene frutta, perché non dipingere un vaso che contiene frutta? Beh, grazie alle mani recuperate del nostro caro Jerry abbiamo avuto una scintilla di effetto, per ci dare qualche potenza di sequenza. Sono specialità ottenute ricevendo il favore degli dei. Vediamo un po' cosa sono. Ah, eccolo lì, ecco, benedizioni. Di nuovo abbiamo questa città di Efesto. La schivata effettuata col tempismo perfetto creano una scintilla che infligge 44 danni. Oh, questa è una nostra figata, ragazzi, delle scintille. Bene, senza volerlo, che nel suo Efesto abbia creato un modo per raggiungere, per fare tornare in vita, ossia accenda sua fucina, come dice anche la profezia, e per farlo abbiamo attivato tutti i suoi meccanismi. Non sarà facile, ma questo noi lo vedremo nel prossimo episodio. Quindi invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se c'è notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo che siamo su Twitch, live e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così per sapere di più sul mio lavoro. E tutto questo, ragazzi, al prossimo episodio. Da prossimi Terry, basta e chiudo.